Qui siamo. Buongiorno. Te si metti sul video, sì? Perfetto. Buongiorno. Oggi è mercoledì 13 aprile 2022. Oggi facciamo un giro particolare perché dobbiamo visitare 5 siti storici, ma stanno tutti distanti tra di loro, quindi ne facciamo una alla volta facendo i vari spostamenti con la macchina. Il primo è questo, che è Santa Maria delle Grotte. Ci sono stato sabato qua, però mo ci sono tornato oggi per fare il giro insieme a loro. Quindi questo è il primo sito. Adesso ve lo faccio vedere. Entro dentro. Ci sono delle scalette. Questa è un'antica chiesa rupestre. Ve l'ho fatta vedere anche sul video di sabato, però ve la faccio vedere anche oggi, perché c'è gente che non vede il video di sabato, lo vede quello di oggi. C'è nessuno? Se sbuca un cinghiale da qua, sono fatto. Insomma, poi andiamo a visitare, dopo di questo, la cascata del Rio Fratta. Poi ci spostiamo ancora con la macchina, andiamo a Città Castellana e se famo l'Eremo di San Selmo. Poi ci spostiamo ancora sempre nella zona di Città Castellana e ci facciamo l'isola Conversino, ho detto anche Torre Stroppa. Poi da lì ci spostiamo a Coso, a Castel Sant'Elia e se famo Pistoiella. Ecco qua, c'è Riccardo, Pino, Stefania, Mimosa, Fabia, Rita e Luisa. Sì, Luisa detta Lucia. Oh, eccoci, io sono sopra. Quindi questo è il primo sito di oggi. Come avete visto è bellissimo. E qui siamo a Gallese naturalmente, quindi ci spostiamo tra Gallese, Città Castellana e Castel Sant'Elia. Perfetto. Ed eccoci qua. Stiamo andando alla cascata del Rio Fratta. Lui e Pino presenti i personaggi di oggi. Gli escursionisti personaggi proprio. Pino, Fabia. Vabbè, Mimosa la conoscete sempre lei. Levate, dai. Poi c'è Stefania, Riccardo, poi là c'è Rita e Lucia. Quando chiami Lucia si incazza. Direzione Eremo di San Selmo. Guarda Mimosa, ha pure pagato per fare questi capelli. Ci vorrei avere anch'io un capello così bello, via. Ed ecco anche Luisa e Ritas. Non è Lucia allora, è Luisa. Che ho detto? È tornata Luisa. Arca miseria. Arca, sbagliato. Si parte da qui, dalla zona del Vignale. Andate. Ok. Sì, perché l'avevano chiuso. Siamo sul ponte romano, ponte a schiena d'asino, o forse medievale, secondo me è romano, ma sarò più preciso la prossima volta. Comunque è un ponte antico, bellissimo, fatto a schiena d'asino. Adesso ve lo faccio vedere da sopra perché ci camminiamo sopra e poi ve lo porto a far vedere da sotto, insomma da una parte là, è che è cresciuta troppa vegetazione qua intorno. Cioè, il tempio del Giuno di Curide sta là dentro. Ma cosa vede? Eccoci, faccia dalla finestra. Eccoli là sotto. Ed ecco anche Riccardo. Questa che sopra che vedete qui sopra è l'acropoli del Vignale. È una bellissima acropoli, solo che si trova dentro una proprietà privata. Poi proviamo a suonare se ci fanno entrare. Io vorrei chiedere. Sembra che ogni tanto a qualcuno lo fa entrare. Vabbè, adesso faccio vedere il ponte da sotto, via. Che spettacolo, eh? C'è un bel bianco, sì. Ecco. Andiamo sotto il ponte. Sotto il ponte a schiena d'asino. Oddio, c'è una romana, una bella Valeria, che de romana. Mimosa. Eccoci qua. Sotto il ponte. Sotto il ponte di Baracca, dai. C'è Mimì che fa la cacca. La fa dura, dura, dura. Il dottore la misura. La misura. 33. Ponte Cavalleri. Non era Ponte Cavalleri, non lo so. Però era 1, 2, 3, una cosa del genere. Vabbè, Ponte Romano, dai. Abbiamo preso un sentiero alternativo per salire a San Selmo. Vediamo un po'. Venite, venite.
Sì. Cioè, qui c'è un grottone con una grandissima colonna in mezzo proprio. Siamo sopra il Rio Maggiore. Ecco il Tempio del Giuno dei Curiti, vedi se in alcuni resti si vedono, guarda. Quello che si vede, un pezzo si vede là. L'unico pezzo è rimasto un po' più alto, quindi da qua sopra si vede. Un pezzo del muro. Sì. Questo qua sotto è il Tempio di Giunone Curite. Fidatevi, c'è stato, si vede solo un pezzo, ma è stato tutto abbandonato, non gli frega niente a nessuno. Ok, guardate che grottone che c'è sta qua. Entra lei, o entri o ti levi, se devi decidere come vuoi fare. Ma questo è stato rifatto questo muro a blocchetti, quindi è stato fatto per evitare i crolli qua dentro. Ma è grossa, oh. Mamma mia, è enorme, oh. C'ho la lampadina qui dentro, porca miseria, aspetta. Sì, aspetta, c'ho la mezza lampadinaccia, io sempre la solita, sempre lei. Vediamo che fa qualcosa. Accidenti, che grotta! Ok, ha fatto pipì pure il coso, il GPS in più qua dentro. Cammina un po', Mimo, cammina. Ti vengo dietro con la lampadina. C'ho la mezza lampadina, c'ho. Attenzione ai pipistrelli, eh. Beh, qui si abbassa sempre di più, vedi. E qua giù finisce. No, basta, finisce lì. Continua, ma io non vedo più niente perché c'ho sta lampadina che vale come il due a coppe. Tocca aspettare fino che ha la lampada buona. Hai presa, Pi? Perché la mia non vale niente proprio. È già tanto che... Guarda che freddo qua dentro. Fa il fumo come in inverno quando parla maiso. È grotto. Sì. Qui è meglio, c'è sta. È erbina fresco. Dove stanno i pipistrelli? No, no, ma qui i pipistrelli stanno dei giorni. Ci stanno dei giorni i pipistrelli, vediamo un po'. Aspetta, come porta la lampada pino quella buona, la mia. Non vale niente. Ah, scappi, c'è paura, eh! Cioè stai abbandonato, cioè, sai, rimani fuori che se succede qualcosa chiami i soccorsi, chiami. Ecco fino qua la lampadina, va. Dura un po' troppo questo video, eh? Però vi faccio vedere almeno dove arriva sta grotta, poi vi portiamo all'erba. Ecco, non c'ha una lampadina, porco, c'è un faro della macchina. Tiè. Guarda che roba. Mossi. Mossi. Mamma mia quanta cavata, finisce qua giù. E finisce qua giù. Finisce. Vabbè, bella comunque. No, questo che ho io non valgono niente. Finita qua. Beh, perfetto, però bella, via sì. Vediamo, vi faccio vedere. Lucia. Sì, ancora. Ormai, come dire. Fabbia. Ma hai cambiato nome e questo è quanto? Rita. No, volevo dire un altro nome. No, Eulalia. Eulalia. Bene ragazzi, usciamo, e usciamo fuori. Eulalia Torricelli. Guardate che grottone quest'altro. Ma io sono già basso di mio. Guarda. Tu ci stai bene. Sì, paro paro centro. Ecco, ci viene Lupino che c'ha la lampadina buona e grossa. Oh, io non vedo più niente per terra, l'ho appoggiata la mia. Aia, che capocciata, porco Giuda! Ma lo so, un coglione, ma vedi se... ma vedi che basso, ma poi che... Porca botta! Che botta l'ho preso! Mamma mia, qui ci sono le tombe. È una tomba. Sì, è una tomba. Ho dato una graniata, sentito bam, ho dato una graniata che non finiva mai. Porca miseria, porca che trambata che ho dato. Mi sono addormentato i prossimi 15 minuti. Sì. Ed eccoci arrivati alla famosa tagliata di San Selmo, che prende il nome dall'eremo che sta qui vicino, che andiamo a visitare tra poco. Questa è la sua tagliata, sarà alta 10 metri meno, tra i 10 e 15 metri, 10, 12. Poi qui sopra alla fine della tagliata ci sono pure le tombe, ci stanno. Addirittura c'è una grotta cantina con tutte le scale che vanno sotto, uno spettacolo. Forse era una tomba o forse era proprio scavata come cantina dagli uomini moderni. Tagliata di San Selmo. Ma è proprio San Selmo? No, volendo potevo pure passare per campo, ma ci vede quello, c'è in chiappetta se ci vede. Se no si poteva pure ripassare per campo. Quella è stata abbastanza in lungo. Qui ci sono delle tombe. Se non mi ricordo male, dove era qua che l'ho vista?
c'è sta una che scende con le scale, ma è una cantina, è stata riadattata a cantina, o era proprio una cantina, capito? Non lo so vedere. Ci sono stati dei crolli. Qui sopra c'è una cosa, sta sopra, da lì sopra lì, a metà lì c'è stato un buco, c'è stato Maurizio che ricordi. Eccola qua, tagliata di San Selmo. Siamo sempre dentro la tagliata, questa è una tomba a casetta, vedete? Fatta proprio col tetto. Poi dentro questi sdraiati per terra, ma non me va. E ecco, qui c'è sta quella che scende che scale, via vedete. Dove? Se te sdraghi per terra, sì. Chi te chiude? Se vuoi. Oh, tu lasci i piedi fuori e male che fate ti tiriamo più i piedi. Questo qui è il casino di caccia di Benito Mussolini. Ah, sì? Veniva qua a caccia, guarda questa cosa qui. Ecco, ma non andate lì, è proprietà privata, quindi noi ce ne andiamo di qua adesso. È recitato, ma siamo già dentro la proprietà privata stiamo. Se stai qui e guardi e te ne vai e non fai danni, non ti dice niente nessuno, quindi andiamo via. Sì, però noi adesso non passiamo in mezzo al campo, perché il campo è coltivato. Adesso si scende sotto la tagliata, qui scendiamo qui sotto, qui sotto la tagliata, da dove siamo saliti, e passiamo di dietro. Ok, queste sono le tombe che si trovano prima dell'eremo. Queste sono tombe. A sta tomba qui ci potete arrivare, non andate qua però. Sì, vabbè, è inutile. Vabbè, però qui dovete fermare. Ecco, vedete, qui sta illuminata. Adesso poi si sale e qui c'è una scala che porta sotto. Olè! Adesso andiamo qui all'eremo di San Selmo e mettiamo una corda per scendere. Si scende anche senza, volendo. Però mettetecela sempre, che tanto... Oh, non tirate niente qua sotto, va? Oh, fermati! Metto una monetina! No, che non è la casa di San Pietro qua. Sì, qua. Però illumina un po' un attimo qua dentro, vedete un attimo qua. Sì, lo so. Sono un po' di tombe che stanno. Un po' di morti che stanno a ballare, però. Sì. Comunque, se volete, fino a qua potete scendere. Mi fermo ferma qui. Ok, questa è la scalinata. Discesa a San Selmo. Guardate che discesetta. Una corda, quella bianca, ci sta già. Questa verde è nostra, ce l'abbiamo messa noi. Quindi adesso scendiamo giù. Aspetta, mi metto qua così tu passi, eh. Sei pronto? Aspetta, vai, sì. Passa. Vai, così. Sì, infatti ci bastava pure la mia. Vabbè. Vieni Stefania, vieni, non molla mai la corda. Orberone, oh. Vieni. Guardate che spettacolo. Quello è il Rio Maggiore. Visto questo sopra qui alla mia sinistra è l'acropoli del Vignale. E qui sotto alle spalle mie c'è l'eremo di San Selmo. Non fa la macchinetta, eh? Aspetta che scende Stefania, che vedo i piedi. Poi dopo Riccardo riprendiamo in salita. Non molla mai, anche se scivoli non molla mai. Ma che va, rimane attaccata lì per terra. Perché sotto c'è uno strapiombo, vedete? Sarà alto 10 metri, eh. Se caschi da qui, te saluto, ma anche gli etruschi ne trovano più. Ok, quindi se venite portatevi una corda, che la corda che ci sta non vale niente. Ferma e passo io adesso. Ok, siamo qui, all'eremo di San Selmo, guardate alla gente quante rincoglionite, pezzi di merda. C'era un affresco, l'hanno scarabocchiato tutto, guarda che bello che era. Era l'unico affresco rimasto di San Selmo, l'hanno scarabocchiato. Sì. Poi c'è sta. Qui c'era un altro affresco. Pensate che è bello andare tutta affrescata questa grotta. Qui c'è il famoso pozzo dove Margherita ha trovato la faina, che era? Sì, mummificata. Mummificata. È riuscita a uscire fuori. Sì. No, è cascata e poi è morta là dentro per fame. Questo è Pino, guardate che bella colonna centrale che c'è sta qui. A porvi. Vicini morte! Tutta la proprio che sta alzata su quella cosa, su qua la discesa, qualcosa. Ah, qui c'è il libro della firma. Ah, mamma mia, riesco a respirare. Anche qui altre colonne.
qui siamo fuori dal tunnel, dal divertimento. Eccoci qua, bellissimo. L'Eroe di Sanselmo rimane uno degli eremi più belli della Tuscia, soprattutto come poterlo raggiungere, poi non ce ne passa. Ci vorrebbe una corda, vedi, non ci ho mai pensato. Dici che se vorrebbe na? Mi sembra strano, eh? Ok, guardate che bello. Attento perché ha che sta scivola che non va la pina. C'è una stanza superiore, l'hai vista sopra? Se tu vai da lì, vedi, c'è una stanza superiore. Sì, e se entra da sopra con la corda, Maurizio sempre, lui, Maurizio Pennacchio. Sì, c'è una stradina, però non credo che... Però vedi, ci hanno messo i cosi per poter mettere una corda. Hai visto? I ganci, guarda. Ci hanno messo i ganci per poter mettere una corda e attrezzarla. Forse hanno pensato ad attrezzarla, pensavano c'era qualcos'altro. Alla fine sicuro che non c'era niente. Non c'è niente, sicuramente, vabbè. Ok, ragazzuoli, questo è l'eremo di Sanselmo. Adesso... Il prossimo andiamo all'isola Conversina, a Torre Stroppa. Ecco Riccardo. Orverone, risalita dall'eremo di Sanselmo. Non è così sembra una stupidaggine, ma non è così banale sta discesetta, perché se te piarte il piede ne vale tutto. Vieni Vino, vieni. Lo sai che io... Ma che vedi Vito lui? A tratti. Te lo si dice, questo prezzo qui non lo può vedere. Ok, Vito sta salendo. Ok, adesso vi portiamo nelle viscere della terra. Andiamo, seguiteci. Ah, vedi questa che lampadina. Siamo due lampadine, vedete, adesso sì che giorno, cavolo. Cioè, ma io non ho capito, qui c'è siete la divana di la poltrona di Luigi XVI, la seduta di Luigi XVI. Poi qui c'è una scala che scende nelle parti basse proprio. No, infatti, mamma mia che freschetto qua sotto. Sì, questa era una tomba riutilizzata a cantina, perché qui ognuno fa come gli pare, capito? Una vecchia tomba riutilizzata come una cantina. Infatti ci sono le bottiglie e cose, ci metteva il vino, che ombriacone. La scalinata riporta sopra. La scalinata è stata rifatta nuova. E va lì a fatte, fammi vedere, no? No, guarda. Eccomi qua. Sì, mi vedi? Ok. Sì, vabbè. Ed eccoci qua, che vi pensate che noi veniamo qui a perdere tempo? Guarda qua, teta ragnatela, levala. Aspetta, leviamo la ragnatela. Aspetta, mi dispiace pure. Ecco, guardate qua come si fa. Ecco qui. L'etruscologo Pino, blu 1946. Bella dentro? Ma è grossa poi, vedi? Ma è enorme, oh! Oh, ma ci passi, sì? Ah, enorme? Come quell'altro. No, perché da qui vedo giù in fondo i letti, chiamiamoli letti, via. Le tombe, le sedute, le sdraiate, chiamate come pare. Ecco, laggiù, guarda, sta bella giusta. Bene. Sì. Sì, sì, ma no, cioè poi questo per pezzo è proprio stretto. Non è stretto, perché sai che gli hanno fatto? L'hanno tagliato sopra, sì. E passa il corpo. E sotto ci passano i gambe. Ah, ecco. Lì c'è la ferrovia, se vai. C'è la Roma Nord. Ok, siamo sotto questa specie di porta-ponte. Perché è un ponte, ma forse c'era la porta qui, l'entrata del Tempio di Giunone Curite. Si entrava da qua. Qui c'era un'edicola, forse una vecchia edicola scaccia diavoli. Vediamo un po' da quest'altra parte com'è, visto da quest'altra parte, eccolo qua, sì, era una porta perché ci sarà architrave sopra, quindi questa era la porta, era. Sì, poi l'hanno chiusa e poi è stata riaperta. Quella è l'edicola. Qui c'è un cunicolo. Sì, tutto discaricato.
pieno di bottiglie, di tutto, c'è sta sti etruschi o no? Forse non sono stati loro via. Delinquenti. Ma più là c'è sta un'altra due colottare, non ve faccio vedere. Sì, c'è proprio un blocco gigantesco, proprio ricavato dalla stessa roccia. Sì, c'è una vecchia tomba etrusca con una colonna in mezzo gigantesca, guardatela, è spettacolo. Proprio a giro, ci può girare intorno. Vedete? È calcite? No. No, che è? Calcite è quella che sta dentro le grotte che fa il salattino. Ah, e questo? Questo è caolino. Cavolino? Caolino. Caolino, che caolino. Caolino, caoletto, su, pam, pam. Vabbè. Oh, eppure si chiama pomice. La pomice, ah, la famosa pomice. Ok, stupenda. Ah, sì, è scalpellato. Parli più, ha detto. Ok, ci parlo. E dopo essere entrato dentro quella grotta stretta, pomice stavolta va in salita fino, guardate, va. Guardate questa grotta qui sopra. Stiamo andando verso Torre Stroppa, ho detto anche Isola Conversina, dove troviamo una vecchia chiesa abbandonata. Ah, una vecchia chiesa abbandonata, i resti del castello e un po' di tombe etrusche. Ecco Mimosa. Ma devi salire Mimo senza usare quei chiodi che ci stanno, no, però. No, eh. No, no. Io aspetta, passi la telecamera. Ma come c'è sta niente? Vabbè, ok. Andiamo verso Torre Stroppa, via. Torre Stroppa, Isola Conversina. Ed ecco i vertici. Oh, siamo. Strada facendo, abbiamo trovato Vincenzo. Eccolo qua, fino adesso non l'avete visto? Presente. Lo vedi? Visto? Sembra sbucato fuori dal nulla. Infatti, le prime, le prime due ore non si vedeva. All'improvviso, come Mimosa, questa cosa viene, all'improvviso esce fuori Mimosa. E oggi è toccato a Vincenzo, va bene. Torre Stroppa, eh? Attenzione. Maron! Un momento che vado dentro! A quella che vede, a vederla pure, è acqua pure non bella tanto pulita. Come si chiama? Fabbia. Fabbia! Vieni avanti, vieni tranquillo. Vai su quello grosso, che quello si gira appena appena, ma non manca. Quello va bene. No, non si muove, bene, piano piano, vai. Montaci sopra piano piano. E attaccate sull'albero, quello davanti a te. Ok, adesso metti il piede davanti a te. Ecco, attenta, muove in avanti, quell'altro si muove. Questo si muove? No, questo qui grosso. Quello, ecco, quello, brava, no, quello dell'altro. Ecco. Quello. Intanto tu vieni, cammina lì sopra, puoi passare perché? Direttamente su quello grosso. Su questo? Sì, che non si muove quello grosso. Fai un altro pezzetto con l'altro dietro. Bravo, eccolo. Poi vai subito su quello bianco, quello della. Perfetto, non si muove questo, dai, vieni. Perfetto. Oh, sembra che l'ha sempre fatto. Purtroppo quando va in giro per la duscia c'è tutti questi tutti giretti così so, tutti sti. Alta. È alta. Aspetta. Ok, vai. Oh, attenzione che quello si muove, eh! Quello, ecco, quello si muove, fa attenzione. Adesso vai su quello grosso. No, usali i bastoncini, vai su quello grosso, vai. Vai su quello grosso, quello se muove non ci andrà con tutto il peso. L'ho stabilizzato. Lo so. No, potevo continuare su quello, se gira quel sasso. Ah, no. È troppo alto. L'ho stabilizzato. Vai, sali. No, che c'è, dammi un bastoncino. Chiappa, 1, 2, 3. Olè. Anche l'altro. Ti è beccare pure quest'altro, ti è. Mamma mia, che equilibrista! Da circo proprio sei, oh! Tiè, becca adesso un bastoncino. Vabbè, quell'altri tutta gente esperta. Ed eccoci diretti a Torre Stroppa, meglio conosciuta come Isola Conversina. Vieni, sei, guarda che gradino, fate le gambe lunghe, te. Oh, voglio vedere Rita qua. Vieni, vieni, te voglio proprio vedere. Che devo fare? Dai, voglio vedere come salimo. Vediamo, che culo. Ma perché, te pensi Lucia là? Ah, te sei buttata per terra. Ma che mi frega, questa cosa? Chi? Mimosa, a sinistra. Aia, aia, no, oddio, no. La riprendiamo a ritorno. Di chi era? Chi è cascata? Che è cascata la bottiglia, la riprendiamo a ritorno, se ricordiamo. Tanto, tanto, no. No, ma tanto qui devo passare, Torre Stroppa è tutto qua sopra, non è che... È l'acqua? Eh?
A sinistra, devi cercare un passaggio a sinistra. Castello Torre Stroppa. Castello di Torre Stroppa, cioè dove c'è la torre, mandiamogli alla torre. Vabbè, entrate, venite. E qui ci sono ancora le antiche mura. Vedete le mura del castello. Lo stai a passare? Eh? Era lì, sì. Qui ci sono dei buchi, poi li faccio vedere dopo. Eccole qua, le mura del castello. Andiamo alla torre adesso, eh? Ed eccoci qua, siamo all'entrata del castello. Si è un po' ricoperta l'entrata, però... Questa vita è tutta pericolosa. Sì, infatti. Entriamo dentro questa vecchia tomba etrusca. Vedete? Destra chiusa. Ed è qua, c'è l'entrata, c'è. O perlomeno... Mettete... Abbassate la pecoroni qui. Così. Olè! Ai ai ai. Attenzione alla capoccia, io già ho sbattuto e sono un picozzo in testa. Oddio. Ai, ai, ai. Mamma mia. Ecco Fabia. Sembra che l'ha sempre fatta. No, è imbozzato. Attenta la testa, attenta la testa. Vince, quando esci fuori attenta la testa, poi capito? Sì. Tienla sempre bassa. Oh, quando uscite... È lo zaino che dà fastidio. Sì. Quando uscite fuori tenete la testa abbassata, se no sbattete. Ed eccoci sotto a Torre Stroppa. Guardate che spettacolo, i resti della torre. Guardate che panorama lungo il fiume, lungo la valle. Sopra la valle stiamo noi. Torre Stroppa. Adesso portate anche la vecchia chiesa. Le tombe, adesso qui facete, guardate che cisterne che ci stanno. Eccola qua, questa è la cisterna. Oh, guarda, almeno 10 metri sta cisterna, eh. Guarda tutte le mura del castello, che belle. E qui mi ricordo c'è sta pure un altro passaggio che porta le tombe di sotto, eh. Stanno andando. Stanno già sotto loro? Mi sembrava strano. Ecco, vedi, se scende sotto si va alle tombe sotto, si va. Oh! Sono qua sopra! Oh, non te vedo ma te sento! Ok, ma arrivo! Ecco qua, da qui siete bene l'abside, vedi? Ecco i resti della chiesa. Fino, vedi, è talmente devoto che è entrato subito in chiesa, è entrato, vedi? Fino è un cristiano molto molto devoto. Ecco, questa è l'abside della chiesa, vedete? La rotonda poi andava qua, le mura continuano là. Ecco qua. Guardate questa tomba qua, guardate questa qui, dentro c'è una colonna gigantesca questa tomba qui, guardate. Vedi? Ora ce ne andiamo a vedere, aspetta. Torna dietro! Qui è tutto pieno di case ipogee. E c'è sta quest'altra che è enorme qua. Sì. Sì. Dovrebbe stare a queste parti qua, vediamo un po'. Eccola mi sa. No, questa è quella che ha la colonna divisa in due. Ma ce l'ha presso. C'è questa. Oh, ragazzi, c'è uno strapiombo qua, lo so. Poi sarà alto 50-60 metri di fuoco. Sente l'acqua giù lontano, piano, lontano, lontano. Eccola la casa ipogea, quella grossa. Questa è grande, bella, guarda che tetto uniforme. Eccola qua. Proprio... Ma quanto è grossa questa? Sembra pure il suono. Sì. Poi c'è una colonna lì in mezzo, vedi? Sicuramente, non c'è più. Eh? Bene. Questa è la casa ipogea più grande che abbiamo visto, ce ne sono tantissime. Eccoci qua, all'imbocco di Pizzoiella. Ecco, che dicevano tutti che portava Iella, bla bla bla, e poi il giorno dopo che è successo? Che è successo? Che era Costanzo che si era fatto male? No, io ho fatto l'incidente. Tu? Eri tu? Ma il giorno stesso. Eri tu, sì, porco due, davvero, hai ragione. Scusa, Gratta di cortesia. No, non frega niente, non so se sono stizzoso io. Ok, va Vincenzo. Ah, eccolo.
Bene ragazzuoli, questo è il sentiero che poi porta lì a Pizzoiella, all'ex castello, l'incastellamento, più la casa ipogea, una casa ipogea gigantesca ma bellissima. Voi quando siete qui, seguite Mimosa, vedete? Mimosa vi porta a Pizzoiella. Lei è di zona, capirai, conosce tutto qui. Noi non lo sapevamo che era questo il posto e Mimosa ci ha insegnato, vero? Ha visto? Guardate che capelli che si è fatta, ci ha dato il coraggio pure di pagare. Hai visto il video precedente? Avevo detto seguite Mimosa che sta al sentiero. Appena appresso a lei ci ha mandato fuori il sentiero. Non è vero, ancora? Subito. Ma che te ne sei accorta? Sì. Vabbè, comunque per tra Pizzoiella c'è questa piccola tagliatina. Adesso da qua si comincia a salire, ma roba di 5 minuti. Ma il muro che abbiamo passato di cinta, quello è un muro sempre di quello. Non lo so, perché sembrerebbe di sì, perché hai visto che blocchi, che so, blocchi enormi proprio. Sembrano mura ciclopiche. Eccoci qua, questo è il sigaretto. Oh, paracula, ma fa solo 2 siti oggi lui, eh. E noi 5. Ecco qui, guardate. Sì, 5A, Pizzoiella, percorso tra... trasversale alla via Merina. A Merina, 5A, è un 5A, è un difficilissimo. Non è proprio facile un 5A. È vero, è vero. Vabbè, comunque, eccoci sotto le mura della città di Pizzoiella. Saliamo sopra, vi porto ai resti della torre e alla casa ipogea. Non è una casa circondariale, ma una casa ipogea. E le altre mura qua. Oh, ma la Duccia è piena di castelli, tombe, cascate. Mamma mia, quanta bellezza dentro sta Duccia. Ed eccoci dentro l'ipogeo di Pizzoiella. Ore, si entra qua dentro. Attenzione, lì sta strapiombo sulla forra, eh. Lì sono 100 metri d'altezza. E i denti. Va dietro, Mimo. Guarda che strapiombo, saranno un centinaio di metri. In pratica, quando, non si andrà troppo là. In pratica, quando arrivi giù, noi siamo arrivati già a casa. E qui si può passare quest'altro ipogeo. Signorina, si scusi, eh. Oh, qui si entra dentro quest'altra stanza. Qui c'era una colonna di mezzo, vedete lì? Questo perché è crollato tutto, sono tutto chiuso qua con i finestroni. Sì. Come qua, vedi? Qua c'è un'altra entrata. Aspetta, sono venuto qui, mentre entravo qui dentro io, qui c'è stava un cinghiale. Ma dai! Si è fatto una fuga, lui del paio di là. E chi si è messo più qua? No, ci siamo messi paura insieme, qui da una parte o da un'altra. No, infatti nella stessa direzione, guarda. Stavo pure io. Sei pure te? Me lo ricordi, infatti, vedi allora. Questa era un'altra cosa che è crollata. Erano tutte case ipogee qua. Oh, sono diventate tutte comunicanti, sono diventate. Con i vari crolli che ci sono stati. Guarda che ci hanno scritto lì. Vi varia. Però questa non è una scritta antica, eh. Non è una scritta, ma sicuramente... non credo sia così antica. E questa doveva essere la torre del castello. Le mura. Aia, sa che stini qua dove ci stanno. Ecco le mura. Mamma mia. Ho caricato anche allo bestiale. Qui ci sono altre case di Pogei, qui sotto qua. Ma di quello che ricordo niente di che. Siamo sul punto più alto di Pizzoiella, eccolo qua le mura. Altre case di Pogè stanno qui sotto, ma io mi fermo qui, tanto l'ho già viste. Spettacolo. L'escursione è finita. Qui c'è la birretta, abbiamo formaggio pecorino, mortadella, cinghialetto. Ma che formaggio è questa? Sempre vabbè, poi pane, quello che è. Che è birra. E birretta. Guardate qua, guarda come magna, no? I lupi, porco Gio. Non ho fatto un tempo a piamme un pezzo di pecorino, sono mangiati tutto già. La birra è sempre la birra, però. Vabbè.
vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, bassa la Lazio. Guardate qua. Buon appetito. Buon appetito.